E buonasera amici, siamo tornati di nuovo qui a Formula 1 World con la nostra rubrica sulle presentazioni dei libri. Oggi ci sarà un ospite particolare che sicuramente avrete visto dalla locandina, ma prima vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social, quindi su Facebook, Instagram, Twitter e anche di seguire la nostra pagina Formula 1 World Amarcord per qualche chicca speciale sulla storia della Formula 1, sulla storia di questo ospite, sulla storia di questo sport che ci fa appassionare a tutti. Di cosa parleremo oggi? Di cosa parleremo oggi? Di Belli e Dannati, libro di Luca Dal Monte. E di che cosa parla questo libro? Beh, sono 14 aneddoti sulla realtà cruda e fatale degli anni 70. Diciamo degli anni più veri della Formula 1, degli anni più ruggenti, quando un pilota partiva con una valigia che spesso però sia il pilota che appunto questa valigia non tornavano a casa dalla loro famiglia, quando si scendeva in pista e l'asfalto diventava per alcuni fatale. Parliamo della Formula 1 dei grandi, di Hunt, Lauda, Stewart, ma anche di sconosciuti, ma anche di qualcun altro. E a parlarci ce lo racconta Luca Dal Monte. Ciao Luca. Ciao, ciao, buonasera, come stai? Come state? Bene, te? Bene, 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 grazie, grazie per l'opportunità. Mi fa piacere venire Grazie a te. in trasmissione da voi a parlare poi soprattutto di Belli e Dannati, perché è uno dei libri ai quali sono più legato, perché si parla di narrativa, quindi non saggistica come faccio di solito, ma narrativa. Parlato giustamente, sono 14 racconti dove io parto da fatti realmente accaduti e poi faccio quello che non posso fare quando scrivo di saggistica, dove ogni cosa deve essere documentata, deve essere referenziata. Nel caso di Belli e Dannati, invece, poi decido io dove portare la storia, che è un esercizio, secondo me, molto molto bello, perché ti permette chiaramente quella libertà che per l'appunto la saggistica non ti dà. Insieme a noi c'è il nostro redattore Giuseppe. Ciao Giuseppe, Ciao, buonasera a tutti. che ci farà compagnia. Bene. E io direi che se di saltare i convenevoli che già ci sono stati per appunto addentrarci in quest'opera, devo dire molto interessante anche per il modo di narrare. Infatti, ci tengo a farti i complimenti perché esatto, Presa. che la stiamo mostrando. E ci tengo a farti i complimenti perché ho notato uno stile di narrativa molto, si può dire, dolce, nel senso riesci a portare il lettore dall'inizio alla fine dell'aneddoto, del racconto, senza un particolare impegno, che ciò significa che comunque alla portata di tutti, anche di chi non è esperto, a differenza appunto magari della saggistica, ma riesci proprio a far entrare il vivo della storia, forse anche per il modo, insomma, che sono, diciamo, persone reali, ma fatti più o meno fittizi, quindi anche quello è molto interessante. Io ti ringrazio, perché è sempre piacere a chi scrive avere qualcuno che giudica. Ovviamente fa molto più piacere se è in maniera positiva, in questo caso lo stile di scrittura. No? Spesso e volentieri si dà per scontato che il libro in qualche maniera si scrive da sé, soprattutto quelli di saggistica. Le ricerche, interviste le persone, metti insieme le cose, poi mescoli, bacchetta magica, e il libro viene fuori. In realtà devi dare un senso a tutto quello che hai raccolto. E poi c'è la parte fondamentale in un libro, che è la scrittura. E quindi mi fa piacere che tu l'abbia notato, che ti sia piaciuto. Secondo me, quello che è importante, Belli e Dannati sono storie, tu dicevi prima gli anni ruggenti, corretto, sono gli anni 70 e gli anni 60, sono tra gli anni probabilmente più belli, proprio perché c'era la possibilità concreta, come dicevi tu, che il pilota non tornasse a casa. E se tu parli con i sopravvissuti di quell'epoca, ma anche di anni magari un po' successivi, ti dicono che quella era parte del fascino, Certo. non solo da parte degli spettatori, ma proprio da parte dei piloti stessi, che ti portava forse ad apprezzare ancora di più la vita e quello che avevi. Tieni presente che all'epoca, e questo vale anche per gli anni 50, ai piloti non importava tanto il guadagno in quanto tale, gli importava molto lo stile di vita. Cioè, negli anni 50, quando all'epoca si viaggiava ancora poco, poter viaggiare e andare negli alberghi belli, avere macchine belle da guidare. Perché? Perché si rendevano conto che la loro vita era, per
era veramente appeso a un filo, ovviamente, giusto, e per fortuna tutto è cambiato oggi. Gli anni 70 sono forse l'appendice di questa epoca. Per la sicurezza si sta già facendo molto. Tu hai accennato i piloti, c'è Jackie Stewart che chiaramente dalla fine degli anni 60 e fino a che rimane in pista, cioè fine 70, 73, si dà da fare per aumentare la sicurezza, che oggi noi diamo per scontato, ma che all'epoca assolutamente non era. Ma è un dato di fatto che i piloti morivano. E ci sono varie storie in Belli Dannati dove i piloti o muoiono o, come nel caso di Nicky, si fanno veramente male. E questo poteva diventare anche in un libro risultare in un libro pesante. Quindi quello che io ho cercato di fare è stato di alleggerire, come dici giustamente tu, il racconto, senza renderlo gravoso proprio da un punto di vista di stile. Tieni presente che una delle cose di cui mi sono reso conto io a un certo punto era che i primi due racconti erano prima era Devo dire però che il primo è il mio preferito in assoluto. beh, perché è anche l'unico che è su due piani, e quindi c'è l'attualità, quindi, che poi soltanto accennato quello che succede a Jochen Rinta Monza, ma c'è la Sì. storia sua cosa di Jochen Beh, con da studentessa di editoria ti posso dire che anche il fatto del doppio piano narrativo è una narrazione che, diciamo, avvolge proprio appunto il lettore, lo tiene sul filo, ma non in maniera pesante. perché continui giustamente a variare da un Sì. piano all'altro. Mi fa piacere che tu lo dica, che l'abbia apprezzato, ma soprattutto che tu lo dica. Proprio per questo, capisci? Cioè, Belle Dannati fotografa un'epoca, però questi racconti teoricamente funzionerebbero anche se i nomi fossero tutti fittizi, o comunque questo è quello che io ho cercato di fare nello scrivere. Ecco perché ho voluto fare questa volta narrativa anziché saggistica. Poi abbiamo deciso con l'editore, e il ragionamento non fa una grinza, di tenere i nomi comunque reali per tutta una serie di motivi, compreso il fatto che voi no, perché siete appassionati, ma un lettore, diciamo, non necessariamente appassionato di Formula 1, Niki Lauda probabilmente sì, Jochen Rindt dice poco, quindi a questo punto lascia Jochen Rindt, che chi l'ha vissuto, chi se lo ricorda, chi è appassionato come voi sa chi è, e per gli altri uno sconosciuto lo stesso. Però secondo me, ti dico, il ragionamento dal quale sono partito io, infatti io ne ho anche una versione che non ho mai dato, non ho mai neanche passato in casa editrice, ne ho una versione mia dove tutti i nomi, a parte Enzo Ferrari, che Ferrari comunque sovrasta, è troppo importante, tutti gli altri nomi io li ho cambiati, cioè prendendo nomi ovviamente, se il pilota, come nel caso di Jochen Rindt in Austria, ho preso un altro nome, diciamo comunque tedesco. Certo. Ma l'avevo cambiato proprio per quello, volevo vedere l'effetto che faceva. Poi alla fine abbiamo deciso di tenerlo e sono contento che abbiamo tenuto i nomi. Però era proprio fare dei racconti in quanto tale, che poi sono ambientati nel mondo delle corse degli anni 70 e che partono da presupposti veri. Infatti, devo dire che è stata forse una delle letture più rilassanti, ma allo stesso tempo interessanti, non solo perché sono appassionata, che ho letto negli ultimi tempi, anche perché a parte libri di università non è che c'è molto sulla mia libreria ultimamente. Giuseppe, Guarda. vuoi chiedere qualcosa, vuoi dire qualcosa, aggiungere? Beh, io avrei una lista gigantesca da fare perché sono appassionato di Formula 1 storica, quindi per me, ripeto, un onore avere da parte una persona che almeno è ferrata, diciamo, di questo argomento. Ho diverse domande. La prima sembrerà anche abbastanza banale. Inizialmente, però, come è nata proprio l'idea iniziale, di fare questo racconto che scende, diciamo, realtà e immaginazione? E poi quale pilota ti ha ispirato di più tra questi? Allora, guarda, è nato quando io ho scritto Ferrari Rex, quindi la biografia di Enzo Ferrari. E il primo racconto che ho scritto, te lo posso dire, è quello che si intitola Il Vecchio, e sostanzialmente sono, diciamo, il paio d'ore successive all'incidente di Nicky al Nürburgring, quindi 1 agosto 76, che io non descrivo. Io quello che descrivo, questo ovviamente lo descrivo in Ferrari Rex.
Ma quello che mi aveva affascinato quando avevo fatto le ricerche, avevo parlato con le persone che, diciamo, erano state con Ferrari a quei tempi, sono andato a rileggere le cronache dei giornali per capire un pochino le reazioni. È stata proprio la reazione che Ferrari ebbe quel pomeriggio, quando a un certo punto Daniele Audetto gli dice che Nicky è in fin di vita, lui lo rimanda al Nürburgring per dire lascialo lì in ospedale, tu vai e va a contattare Emerson Fittipaldi e offrigli il posto. Che è una cosa pazzesca, no? Se ci pensi, in realtà è anche un modo per non pensare all'ennesima morte o quasi morte che Ferrari si trovava a dover subire, ad affrontare la sua lunghissima carriera. E in Ferrari Rex l'ho riportato, diciamo, come non puoi non fare in saggistica, cioè non potevo andare ad inventarmi quelle che potevano essere le reazioni di Ferrari, potevo immaginare qualcosa, ma solo sulla base delle testimonianze che avevo raccolto. E allora ho detto, non sarebbe bello pensare di essere nello studio con Ferrari e cercare di capire che cosa avrà pensato quest'uomo dal momento in cui Audetto lo chiama dall'ospedale nel quale è arrivato con Nicky. Teniamo presente che il Gran Premio di Germania non era trasmesso alla televisione, non c'erano i cellulari, bla 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 bla, per cui Ferrari sostanzialmente viene a sapere dell'incidente di Lauda dal suo direttore sportivo, che lo chiama dopo che è arrivato in ospedale, lo rimanda in circuito a contattare Emerson Fittipaldi per offrirgli sostanzialmente il posto di un pilota che lui è sicuro che probabilmente muore, e se non muore non sarà mai più. E allora non sarebbe bello per immaginarsi stare nella stanza con Enzo e cercare di capire che cosa può aver pensato questa persona rimasta sola mentre è lì che aspetta che Audetto lo richiami dicendogli che forse Nicky è morto, e capire se Fittipaldi gli dice di sì, ben sapendo che è una cosa che dico nel racconto di Belli Dannati, è che Audetto avrà detto ma per quale tipo di mostro, per quale caspita di mostro sono andato a lavorare, un uomo che lo chiamo e gli dico che il suo pilota è quasi praticamente morto, mi dice di lasciarlo all'ospedale e di tornare in circuito e contattarne un altro. E quello è stato un pochino un giochino che ho cercato di, diciamo, di concedere a me stesso, no? Quando tu fai saggistica, come dicevo prima, devi stare per forza di cose all'interno di certi parametri, perché sennò diventa un'altra cosa, è molto poco fantasiosa. Esattamente, non puoi farlo, perché sennò, voglio dire, prendi in giro il lettore, l'editore, se tu dai per vere cose che in realtà hai inventato, cose che invece puoi fare in narrativa. Ho fatto quello. Il secondo che ho scritto è stato quello che piace a te, cioè quello su Jochen Rindt con il doppio piano narrativo, quindi diciamo l'ultimo quarto d'ora di vita di Jochen a Monza, 5 settembre del 70, e nel frattempo ripercorrendo la storia d'amore con Nina, che in realtà è tutta inventata, perché la storia d'amore con Nina, probabilmente i sentimenti sono quelli veri, ma la storia è completamente inventata. Certo. E ti dicevo, la cosa divertente per modo di dire, che dopo i primi Nina, due... Nina, che poi sarà la figlia di Ronnie e Barbara Peterson. Bravissimo, perché è una delle cose bellissime dell'epoca, nel senso che all'epoca i piloti veramente vivevano insieme, per cui tu hai il... Ronnie Peterson e Barbara Peterson, che quando qualche anno dopo avranno una figlia, la chiameranno Nina, esattamente come la moglie di Jochen, perché loro erano molto amici. Ma quelle erano un gruppo di piloti, soprattutto quelli, diciamo, non necessariamente solo inglesi, ma quelli che comunque, come Ronnie, che era svedese, viveva con Barbara in Inghilterra, a Londra, e correvano chiaramente per squadre inglesi, per cui, diciamo, si frequentavano anche al di fuori della meta delle corse. Tanti per esempio vivevano in Svizzera, voglio dire, Jochen Rindt a un certo punto va a vivere a fianco della casa di Jackie Stewart e a fianco della casa di Joachim Bonnier, il pilota svedese che si ritira all'inizio degli anni 70, proprio perché, per due motivi: uno, perché chiaramente, tra l'altro, questi erano tutti espatriati, quindi stando all'estero, per modo di dire, vivendo insieme, formavano una piccola comunità. Poi c'era il discorso che se succede qualcosa a qualcuno, no? Nel momento in cui muore
uno di questi piloti, gli altri attraversano il giardino, vanno a tenere compagnia alla vedova. Sono cose che poi sono successe. Tu prima parlavi della valigia, ci sono episodi. Questo raccontato da Helen Stewart, quindi la moglie di Jackie, che quando Pierce Courage muore a Zandvoort nel 70 e Jochen e Nina volano a Londra sull'aereo di Bernie Eccleston, che era il manager di Jochen Rindt, e portano Sally Courage, quindi la moglie di Pierce, Jackie e Helen rimangono indietro perché due cose. Uno, c'è da andare a rifare la stanza, cioè qualcuno deve andare a rifare la stanza d'albergo per portare, non c'era mica gli staff di oggi con gli addetti stampa e manager, quindi ogni pilota aveva 1/2 colleghi che con le mogli si occupavano, nel caso che uno di loro fosse morto, di andare in albergo, farsi dare la chiave, salire in stanza, aprire la valigia e metterci dentro le cose e riportarle a casa. C'è Helen Stewart che dice che il pomeriggio del giorno dell'incidente di Zandvoort, quindi 21 di giugno del 70, quando lei torna in albergo per fare la valigia di Pierce e Sally Courage, a un certo punto mi è rimasta per tanti anni impressa questa immagine, cioè c'era il cuscino sul letto con ancora l'impronta della testa di Pierce Courage di quando si era alzato quella mattina. Lui nel frattempo era finito in circuito ed era morto. Cioè sono cose pazzesche, se tu ci pensi, ma erano cose praticamente, non dico necessariamente all'ordine del giorno ovviamente, ma erano cose che potevano succedere. Rivedendole 50 anni dopo, 40 anni dopo, paradossalmente sono proprio delle cose che costituiscono diciamo un buon bacino di per poter scrivere dei racconti che possono colpire la sensibilità delle persone. Certo. Io invece ti vorrei fare una domanda. Perché nell'introduzione hai inserito appunto come il tuo libro una raccolta di 14 aneddoti narrativi che sono stati fatali comunque a diversi piloti. E proprio per questo hai scelto di raccontare la storia degli sportivi belli e dannati per eccellenza. Però non hai parlato solo, non ci sono solo nomi famosi, ci sono anche nomi di piloti un po' meno famosi, meno conosciuti ai più. Non è solo la storia di Hunt, di Lauda, di Stewart, di Jochen Rindt, per citarne tra i più celebri, però hai scelto di dare voce anche a quelli meno conosciuti, in modo tuo, chiaramente. Ci vuoi raccontare qualche aneddoto e anche perché, non aneddoto del libro, però proprio il perché hai voluto anche comunque dare voce, anche interpellare ai fini narrativi questi piloti? No, molto volentieri. Faccio solo una premessa. Tu parli di Hunt e di Lauda. Attenzione, sì. Io non racconto quello che Ron Howard ha raccontato benissimo nel film Rush. No, tu lo so che tu lo sai, lo racconto a chi ci sta ascoltando. Di Hunt racconto, diciamo, l'attesa del posto in McLaren quando Emerson Fittipaldi se ne va e lui di fatto è senza contratto, e di Lauda invece racconto principalmente la giornata. Sì, noi infatti chiariamo che non è la storia di Niki, Lauda e Ante, sono due storie, però comunque era per citare una storia di una storia e l'altra. No, certamente. Perché ho scelto di andare a raccontare banalmente, no? Perché sono cose che io mi ricordo, che le ho vissute davvero, perché quando racconto di Roger Williamson è un pilota inglese che di fatto muore in quella che è la sua seconda gara di Formula 1, dopo che due settimane prima di fatto non è riuscito che a compiere un giro. Quindi arriva a Zandvoort, che era un circuito terribile all'epoca, quindi tre anni di Pierce Courage, muore anche lui con una dinamica molto simile, praticamente all'interno della macchina bruciata. L'ho voluto raccontare perché innanzitutto quella è la seconda gara di Formula 1 che abbia mai visto in vita mia. La prima era stata quasi due settimane prima, dove Jody Scheckter si era girato a Silverstone e poi era la carambola al primo giro, che era anche costata di fatto
la fine della carriera di un bravissimo pilota italiano che era Andrea De Adamic. E due settimane dopo c'è questo episodio che è uno dei più, se vogliamo, drammatici senz'altro, probabilmente anche più squallidi nella storia della Formula 1. È vero che la sensibilità era molto diversa anche da parte dei piloti, ma quello che succede è che Roger Williamson praticamente ha un incidente, la macchina si gira, prende fuoco e nessuno si ferma, a parte il suo amico David Purley. I piloti andavano, hanno continuato. Che era una cosa che all'epoca succedeva, perché con un incidente del genere non venivano fatte le corse, e tranne che un pilota che era amico fraterno di Roger Williamson, nessuno si è fermato, gli altri facevano lo zigzag tra i pompieri quando finalmente entrano in pista, anche se è troppo tardi, la schiuma che ricopre tutto l'asfalto, e tieni presente che il piumone carbonizzato e la macchina rimane lì, così come Piers Courage 3 anni prima, cioè il pilota è morto, carbonizzato, rimane all'interno della vettura fino a che non è finita la gara, che dovrei dire col chiaramente una cosa che non sta né in cielo né in terra. All'epoca succedeva questo, e quello che io ho voluto raccontare anche qua, la storia di Williamson, non raccontandola dal suo punto di vista o dal punto di vista dell'incidente. Io, come visto, cerco sempre di scegliere un personaggio che a volte non è magari neanche centrale alla storia, come in questo caso. Io lo racconto attraverso un personaggio fittizio, che è questo giornalista inglese del giornale della città dove Williamson viveva, era nato, e che va a seguire la gara. Quindi lo racconto attraverso una terza persona. Anche questo perché mi dà modo di essere il meno melodrammatico possibile. Una cosa che odio è quando sono le cose, diciamo, gravi, pesanti, dover aggiungerci. Cioè, il pathos c'è comunque, e se sai scrivere glielo riesci comunque a dare alla storia. Ma quello che non volevo fare, perché sennò sarebbe stata anche saggistica, era descrivere quello che è accaduto. Ho sempre cercato di vedere, di portare il lettore all'interno della storia attraverso dei personaggi, come in questo caso, che sono secondari. La cosa, diciamo, che poi a un certo punto è stato importante per me è che mi sono reso conto che nel primo racconto il pilota muore, nel secondo, che si intitola Vorrei, Jackie Stewart che cerca di portare via il titolo a Jochen Rindt che è morto. Quello dopo ancora era Williamson. A questo punto mi sono detto, ma aspetta un attimo, prima che la gente si suicidi leggendo il tuo libro ci vuole un qualche cosa di... E allora ho scritto questo divertissement completamente inventato, anche se parte da un presupposto vero, che è l'intervista di Jackie Stewart, che si intitola Ghiaccio Bollente, che è leggero, no? Dove racconto dello sciopero delle mogli e delle fidanzate dei piloti, proprio perché a un certo punto ho avvertito la necessità, dopo due storie, diciamo, di morte, con una terza diventava quarta subito dopo, mettiamoci qualcosa un attimino più rilassante, e anche per stemperare un po' la passione, che è, poi finisco, che è stato anche molto interessante, perché io è la prima volta che scrivo un libro di racconti, avevo già fatto un romanzo con Baldini e Castoldi, sentito La Scuderia, che era uscito qualche anno prima, ma era la prima volta che scrivo dei racconti, e a un certo punto mi è venuto da pensare che fosse come quando un cantante registra un album a 14 solchi, 14 tracce, 14 canzoni, e deve capire esattamente dove deve andare a metterle, proprio perché c'è un discorso narrativo che porta avanti. Io avevo scelto di partire comunque, di scrivere e pubblicare in ordine cronologico, quindi ero abbastanza forzato da delle date. E allora ho cominciato a pensare a che cosa potevo inventarmi, e quando ho trovato questa frase di Jackie Stewart, ho detto, ecco, qui ci si può inventare qualche cosa, proprio per scrivere un racconto, diciamo, più leggero, per un po' spezzare la tensione. E devo dire che ci sei riuscito alla stragrande. Allora, ti do la parola, Giuseppe, solo un momento che voglio leggere qualche commento, che ci sono dei commenti interessanti. Allora, il primo è di una nostra vecchia conoscenza, Silvano. Luca, complimenti per il bellissimo libro. Jackie Stewart mi ha sempre affascinato, non solo come pilota, ma per quello che ha rappresentato come portavoce della sicurezza. E devo dire che non possiamo non essere d'accordo.
e che ancora rappresenta oggi, se pensate alla campagna che sta facendo per raccogliere fondi per la ricerca contro le malattie cognitive, no? Ellen, di cui abbiamo parlato prima, è vittima di demenza senile e 5-6 anni fa Jackie ha cominciato un'altra crociata ancora, che è quella di cercare di stimolare e finanziare la ricerca proprio per combattere le malattie cognitive. Un uomo che alla soglia degli 80 anni non smette di stupire, Jackie Stewart. Io credo che Zandvoort 73 sia un episodio la cui interpretazione sia stata influenzata dal fatto che c'era la TV. In fondo anche a Zandvoort 60, Rouen 68, Monaco 67 e Spa 39 c'erano macchine che bruciavano in mezzo alla pista e nessuno si fermava. Corretto, assolutamente sì. Però sai, fortunatamente possiamo aggiungere. No, sai, la potenza delle immagini, quello è. Cioè, tu pensa soltanto all'11 di settembre con le immagini degli aerei che vanno contro le torri e pensa a quello che è successo sulla promenade des Anglais a Nizza 5-6 anni fa, quando c'è stato questo tir che è venuto e ha ucciso 80-90 persone, ma non ci sono immagini. Non dico che il giorno dopo fosse già dimenticato, ma non ha avuto senz'altro la rilevanza che avrebbe probabilmente meritato. È il discorso delle immagini, voglio dire, e ha ragione, perché se tu pensi, l'ho accennato prima, Piers Courage nel 70, in realtà non ci sono delle immagini drammatiche come quelle di Williamson, perché si vede la macchina che brucia, non si riesce a capire, poi si vedono delle altre immagini. La televisione ha portato l'orrore di cosa stava accadendo. Io l'ho premesso prima, quella era la sensibilità di allora. Tanti anni dopo, intervistando Niki Lauda per Belli e Dannati, andai indietro a parlare di quello, perché quando Niki subì l'incidente al Nürburgring, Niki, che in Italia in realtà non era mai stato completamente amato, paradossalmente Niki è molto più amato in Italia negli ultimi anni della sua vita che non quando correva e vinceva per la Ferrari. Lui a un certo punto, dopo la morte di Williamson, si era giustificato dicendo che lui era pagato per correre e non era pagato per fermarsi, che tra l'altro era anche vero, perché, ripeto, la sensibilità era diversa. Se uno si fosse fermato rinunciando alla corsa per prestare aiuto, avrebbe potuto avere dei problemi con la scuderia, con gli sponsor e con tutto il resto, probabilmente anche con gli organizzatori di gara. Cosa che gli venne rinfacciata quando, dopo l'incidente del Nürburgring, qualcuno gli disse: però se Merzario avesse fatto come te e avesse pensato che era pagato per correre, saresti morto. E allora, quando tanti anni dopo l'ho intervistato per Ferrari Rex, ho fatto un po' una digressione, che non è che mi servisse esattamente per il libro, però volevo sapere. La cosa che mi ha confermato è questa: noi sembravamo dei mostri a rilasciare le dichiarazioni che rilasciavamo, ma all'epoca era così. All'epoca, voglio dire, dimmi. Secondo me è anche relativo al fatto che prima forse c'era la consapevolezza che ti poteva succedere qualcosa, quindi magari oggi è toccato a lui, domani toccherà a me, ed è per questo che si viveva con forse un po' meno superficialità, molta meno superficialità. All'epoca sapevano che se sceglievano di correre andavano incontro a dei rischi. Quando dopo l'incidente a Spa nel 66 Jackie Stewart inizia la sua campagna per la sicurezza, gli viene rinfacciato dagli organizzatori delle gare, dagli automobili club, dalla stampa, dai tifosi, che se non vuole rischiare può sempre andare a giocare a tennis. E qui stiamo parlando di un uomo di una sincerità e di un'onestà brutali, che sta facendo qualche cosa nonostante addirittura le minacce. Lui è stato minacciato di morte da parte di tifosi per quello che stava facendo, perché stava snaturando le corse, e invece ha tirato dentro per la propria strada. Ed è un po' quello che mi ha raccontato Niki, nel senso che ha detto quella era la sensibilità, il mondo di allora era quello. E tipo, c'è una frase nelle memorie di Ferrari dove dice: cosa si dice? Io quando correvo,
per la buona parte degli anni 20, Ferrari ha corso ed è stato un ottimo. Quando vedevo che c'era un pilota fuori strada, il primo pensiero che era uno di meno da passare. Dopodiché pensavo, speriamo che non si sia fatto male. Ma era soltanto il secondo pensiero. Il primo era uno di meno. Oddio, che strano rispetto ad oggi. Questa Beh, che direi. in realtà oggi si vede anche nelle gare, dato che i team radio sono, diciamo, mentre vengono trasmessi, arrivano quasi in contemporanea a noi pubblico, e molto spesso la prima cosa che chiedono i piloti è proprio se il collega stia bene o no. Beh, mi è cambiata la sensibilità. Oggi tu farti male nelle corse non lo ammetti più. Cioè, la morte nelle corse giustamente è diventato un elemento estraneo, come è giusto che sia, ma all'epoca era diverso. Vuoi perché c'era ovviamente dei mezzi di sicurezza molto, molto solo accennati. Voglio dire, alcune di queste macchine hanno delle bare volanti, i circuiti erano velocissimi. Protezione per gli spettatori di fatto non ce n'era. Io ricordo i primi anni in cui andavo a Monza, che erano gli anni ovviamente di Niki Lauda, quindi gli anni 70, c'è sul retino della parabolica, dove poi dove era morto Rindt nel 70, ma dove nel 61 von Trips, urtato dalla Lotus di Clark, andò contro le reti. Le reti all'epoca non erano quelle di adesso, erano le reti del cortile, erano le reti dei pollai. Cioè, ci andavi contro e si piegavano. Cioè, se quella era la sicurezza per i piloti, voglio dire, fortunatamente, giustamente, le cose sono cambiate. Oggi c'è una sensibilità diversa. Sì. Beh, Giuseppe, oh, ti io avrei vedo un sacco di domande distante. da fare che veramente Bravo. sarei qui per tutta la serata, però credo che non Bravo. possa. Però allora, innanzitutto è già tanto che ha confermato questa storia qua, perché la Formula 1 di allora non era fatta solo di piloti, ma anche di quello che stava attorno. E soprattutto, lo sai, anche indirizzato, grazie anche a Odetto, c'è dedicata addirittura proprio una di questi racconti, che invito anche a leggerlo, che riguarda proprio l'ultimo appuntamento del Mondiale 74 in America, Moses Glenn. Anche lì è veramente appassionante. Riguardo a questo, io ho notato, soprattutto in quel racconto, un grande interessamento riguardo alla tecnica delle auto, un grande studio nelle tue parole. Questa cosa che è confermata anche dal tuo primo libro, nel 36, ambientato nel 36, La Scuderia, che hai citato un quarto d'ora fa. Ecco, riguardo a questo, volevo fare semplicemente questa domanda. Qual è l'epoca delle competizioni automobilistiche che ti entusiasma di più alla fine? Beh, allora, senz'altro gli anni 70, perché li ho vissuti da ragazzino, da appassionato. Io dico sempre, ogni tanto a mio fratello gli dico, pensa se potessimo rivedere oggi le corse della stagione 75-76 con le 250.000 telecamere che ci sono oggi, camera car, i collegamenti, no, Valsecchi dai box con la Masolino, cioè, una roba meravigliosa. Cioè, all'epoca, guarda, voi giusto, fortunatamente per voi siete così giovani, non ricordate queste cose, ma la RAI, e non è per stigmatizzare la RAI, ci mancherebbe anche, ma il palinsesto all'epoca era, a parte che negli anni 70 le prove non le davano quasi mai in Formula 1, quando negli anni 80, a fine anni 80, le prove le davano in Formula 1, siccome c'era il telegiornale alle 2 e le prove erano dalle 13 alle 14, sul più bello, cioè alle 13.58, la RAI toglieva il collegamento. Cioè, parliamone, voglio dire, no? Non è che. Mi sembra che era accaduto a fine anni 80, inizio 80, con un Gran Premio in America, forse. Può Guarda, no, ti essere. assicuro che questo succederà quasi sempre. Quasi sempre, addirittura. Quando Infatti, io mi entro. ricordo che c'era un altro coprotonieri anche abbastanza incavolato, perché la diretta era iniziata al secondo giro, alla fine. Quando io entro nel mondo dell'auto nel 91 e tra le tante persone importanti per me erano dei miti. Incontro e conosco Mario Poltroneri, del quale sono orgoglioso ancora oggi di
ti potrei dire che sono poi nel tempo diventato amico, e Mario non era soltanto il telecronista dell'automobilismo, era un uomo di uno spessore, di una cultura e di una signorità incredibile. Una delle prime cose che gli ha detto: Mario, ma tu non ti senti declassato quando ti portano via la linea ad un'università? E chiaramente noi eravamo colpiti, noi eravamo mortificati, lui lo era molto di più. Ti dice questa è stata una parentesi, ma qui abbiamo parlato di un personaggio meraviglioso come Mario Poltronieri. L'epoca che a me piace di più chiaramente sono gli anni 70, proprio perché li ho vissuti, proprio perché con la lettura di Autosprint, che all'epoca era di fatto l'unica cosa che c'era insieme ai collegamenti della RAI con Mario Poltronieri. Poi arriveranno di Adamic, Schittone e la Peroni, la Claudia dei Box, ma prima ancora Oscar Orefici con Grand Prix. Ah, sì. Quando arrivò Grand Prix a metà anni 80, ragazzi, era festa, non si perdeva una puntata, e si riguardava la replica, non c'era mica internet all'epoca. Gli anni 70, quindi, secondo me sono quelli che io sono senz'altro quelli che preferisco. Mi piacciono molto gli anni 30, proprio perché c'è un discorso legato alla scuderia Ferrari, legato a un Ferrari più giovane, un Ferrari che non è ancora chiaramente un costruttore, ma è, non dico semplicemente, perché quello che lui fa con la scuderia Ferrari in realtà è epocale, perché non partorisce lui l'idea della scuderia, ma come la intende lui è su un livello completamente diverso rispetto a come era fatto in passato. E ai personaggi del calibro di Nuvolari, di Varzi, ai tedeschi, ai Reich, che a un certo punto si intromette e quindi finanzia Mercedes Auto Union, ai piloti tedeschi che non si interessano di politica ovviamente, ma che vengono inquadrati nelle formazioni militari o paramilitari tedesche, con Rosemeyer, che siccome è alto, bello e biondo, gli occhi azzurri, e ha la moglie che è un aviatrice di fama mondiale, anziché metterlo nella Wehrmacht, lo mettono nelle SS addirittura, perché per loro è il corpo di elite. Quindi è questa commistione tra politica, storia, propaganda e sport, subita da questi sportivi, no? Perché questi sportivi ovviamente non avevano nulla a che fare né col nazismo, ma neanche con la politica, per cui, ed è un periodo senz'altro affascinante, dove sulla scorta di questo Mussolini cerca di finanziare l'Alfa Romeo, ma non ha i soldi per farlo, e allora nasce una polemica sul ruolo delle scuderie, che si vorrebbero inglobate nelle case automobilistiche, per cui nel 1937 l'80% della scuderia Ferrari passa all'Alfa Romeo, e nel 38 l'Alfa Romeo viene accorpata, assorbita la scuderia Ferrari viene assorbita dall'Alfa Romeo. Diciamo che, dovendo scegliere, i miei due periodi preferiti sono gli anni 70 e gli anni 30, e infatti non quest'anno, siamo al 22, ma nel 23 uscirà il seguito di Belli e Dannati, e sono altri 14 racconti, anche quelli ambientati negli anni 70. Mi ha anticipato anche un'altra domanda di quella che volevo fare, se c'erano altre cose, diciamo, in cantiere. Quindi ci sono tante cose in cantiere, alcune di cui posso già parlare, altre di cui non posso. Di Belli e allora stay tuned. Di Belli e Dannati 2 posso, diciamo, Belli e Dannati 2, che non sarà il suo titolo, ma al momento lo chiamiamo Belli e Dannati 2, quindi il seguito. E ti aspettiamo, ovviamente. Assolutamente, ma io vengo, ogni volta che mi invitate io vengo, ci mancherebbe anche. Ringrazio per l'opportunità di questa sera. Quindi sono altri 14 racconti, sempre ambientati negli anni 70, con alcuni di questi piloti e con altri. Per esempio ce n'è uno dedicato a Ronnie Peterson, nel prossimo c'è Nicky, c'è un altro con Nicky, c'è Fittipaldi, che in realtà in questo non c'è, per cui comunque sono altri 14. E scusa, se posso, tu prima hai accennato a Watkins Glen 74, quello è uno dei miei racconti preferiti, perché è ispirato a Giulio Borsari, ovviamente, il meccanico della Ferrari, che io ebbi la fortuna di conoscere, perché nei 10 anni in cui sono stato alla Maserati, lui è morto verso la fine dei miei 10 anni lì, ma per 7-8 anni, il giovedì, ogni due giovedì,
veniva in ufficio da noi perché andava a bere il caffè, andava a trovare Ermanno Cozza, che era l'archivista della Maserati. Ermanno è un classe 33, è entrato in Maserati nel 51, per darvi l'idea. Loro erano molto amici. E lui veniva tutti i pomeriggi, il pomeriggio del giovedì, ogni due giovedì, a trovare Ermanno. E per me la prima volta che arrivò era come se fosse arrivato veramente Niki Lauda, Claire Gazzoni e Lorenzo Bandini tutti insieme. E diventammo amici, tant'è che quando arrivava da Cozza, lui prima passava, il mio ufficio era prima del loro, di quello di Ermanno, bussava, veniva lì, stavano 10 minuti, che eravamo, io gli facevo sempre un mucchio di domande su Ragazzoni, su Lauda, su quegli anni, e il caffè però lasciavo da Cozza. E il Tenere la notte è in parte ha fatto tesoro di quello che lui mi aveva raccontato all'epoca, poi chiaramente, come tutti gli altri, diciamo, poi ci ho messo del mio, prendendo per la tangente e andando per conto mio, ma le cose che mi aveva raccontato lui, cioè praticamente questo racconto nasce da quello che mi aveva raccontato Giulio Borsari, dicendo: noi siamo partiti la sera molto ottimisti, convinti di riuscire a mettergli a posto la macchina, perché con la macchina a posto, dice lui, diceva Giulio, Clay il giorno dopo aveva vinto il mondiale, e mano a mano che veniva tardi, passava la notte, diventava poi presto il mattino, ci rendevamo conto che non ce l'avremmo fatta, fino a che verso l'alba ci siamo resi conto che non saremmo riusciti a mettergli a posto e che Clay avrebbe perso il mondiale. E dice, e stava a me andare a dirgli la mattina, quando sarebbe arrivato in circuito, andare da Clay, guardare negli occhi e dirgli: Clay, oggi il mondiale non lo vinci. Quindi quello è, diciamo, fantasia, ma ha delle radici ben salde in quello che di fatto è accaduto quella notte al Glen. Che poi alla fine davvero l'è stato inquadrato benissimo con le illustrazioni che iniziano sempre ogni racconto. Se è possibile, se posso fare un'altra domanda molto veloce. Puoi fare quelle che vuoi, non c'è problema, io non ho fretta. Sì. Ok, no, se... Non so voi, non so voi. No, io no, assolutamente. Ne ce ne sarebbero tante da raccontare, ecco, tra cui queste delle illustrazioni create da uno studio, da B-Studio. Volevo sapere una cosa. Sì. Collaborate da moltissimo, com'è nata questa sinergia tra voi due? Tra loro e te, anzi. Allora, Sira, io volevo, essendo narrativa... sentivo il desiderio di avere comunque un'illustrazione che non doveva essere una fotografia o nessun trattamento, e allora a me da sempre piacciono le illustrazioni, piacciono i fumetti, piacciono i film animati, tutto il resto, e mi piace molto il bianco e nero, io amo il colore ovviamente, però le illustrazioni in bianco e nero dei fumetti di una volta, tipo Tex ad esempio, e così che ho facendo una ricerca sostanzialmente tra gente che conoscevo, mi hanno dato il nome di Marco Bianchini, che era uno dei anche degli autori di Tex, e non solo, Mister No, tanti altri, però l'ho contattato chiedendo, dicendogli chi ero, che cosa avevo in mente di fare, e anziché mandarmi al diavolo mi ha dato retta, e sono nate le... Tra l'altro io all'epoca mi ricordo che quando ero... E questo allora, è uscito nel 19, quindi era nel 18, io negli Stati Uniti all'epoca, che sono stato là 2 mesi a fare ricerche, e la sera quando tornavo a casa mi mettevo lì e dialogavo, cioè mandavo delle email alle quali lui poi rispondeva al pomeriggio, dove io magari mandavo una fotografia e gli dicevo vorrei questo, farlo così, devo guardare da questa parte, metti dietro quest'altra cosa. E lui, che ha chiaramente la sensibilità dell'illustratore, riusciva, tutte le mie locubrazioni riusciva a tradurle in disegni. Quella di Giulio, gli avevo detto, lo vorrei di schiena, che fuma mentre in alto c'è la luna, diciamo appoggiato alla colonna del box. E gli avevo mandato delle fotografie, per così sapeva come era Giulio Borsari. Chiaramente le fotografie di Borsari erano tutte dal davanti, ma lui, che è un artista, e i ragazzi, che gli illustratori che hanno lavorato con lui,
chiaramente prendendolo al davanti, poi l'hanno costruito al di dietro. Quello devo dire che è una delle immagini più belle. Vero. Alcune, diciamo, sono trasposizioni più, forse anche più lineari, quella di Nina Rindt, che non è quella, perché per esempio in Ghiaccio Bollente l'immagine di questa ragazza dei box, quindi una delle fidanzate, in realtà è Nina Rindt, che nel racconto non c'è, però quella era una fotografia, era un disegno talmente bello che gli ho chiesto di... E quello è preso da una fotografia che poi lui con loro, con dei tratti, riescono a dargli nuova vita. È il loro lavoro, ma sono veramente molto bravi, perché se tu dovessi leggere i miei brief, quando dal brief, cioè, lì il discorso qual è, secondo me? È come quando ero in Maserati in Ferrari e mi servivano dei servizi fotografici. Io non faccio il fotografo, ma se prendo un fotografo bravo, che è bravo di suo e riesce a dare un senso, certo, alle mie idee, che spesso e volentieri le mie idee magari sono più d'atmosfera, no? Io vorrei questo, vorrei che tu mi rappresentassi una cosa del genere. Allora, se il fotografo è bravo, ci riesce, perché poi interpreta anche a modo suo, ma supplisce a quello che io non riesco a fare. Nel caso di Marco Bianchini e di Lorenzo Spugni e di Francesco, devo andare a vedere il nome che non mi ricordo. Aspetta, se no facciamo anche figure. Ce l'ho qua. Eccolo qua. Leonardo Spugni e Francesco Mercoldi, Marco Bianchini, sono autori, illustratori bravissimi, che hanno, diciamo, che hanno fatto più di quello che io, non dico mi aspettavo ovviamente cose bellissime come queste, ma più di quello che io ero in grado di chiedergli che facessero. E devo dire che anche in Belli e Dannati 2 ci saranno altre 14 illustrazioni che Marco e i ragazzi hanno già realizzato. E che ho qua? In diretta, vediamo se... No, non le ho. Un attimo. I bozzetti. No. Forse sono volati. È la busta, però. Sì. Non è che ci crediamo, eh. Non ci vogliamo spoilerare niente. Aspettiamo l'anno prossimo per vedere il nuovo libro. Mi sa che fai. Sì. Ho tenuto qua la busta... Abbiate pazienza, volevo sorprendervi con effetti speciali, ma non trovo i disegni. Devo aver rimesso dentro lì, ma sono sotto una pila di cose. Vabbè, mi piace l'attesa. Invece io, se posso, ti voglio fare una domanda. Dimmi. E non solo perché, diciamo, che riguarda un po' la mia sensibilità, e infatti molto spesso anche nei miei articoli scrivo di queste cose. Diciamo, me ne occupo soprattutto io in redazione. Perché non parli solo di piloti in ombra, ma anche di chi viveva da vicino e non da protagonista, però diciamo nel loro piccolo anche loro erano protagoniste, le donne e le mogli dei piloti. Parli di Nina, come abbiamo già citata, di Helen, fra le altre. Da cosa nasce la necessità di parlare anche di loro, di queste donne che spesso vengono emarginate, soprattutto ultimamente, diciamo, ultimamente in pista, in favore dei piloti che sono quasi sempre uomini? Guarda, diciamo che all'epoca erano conosciute per essere soprattutto cronometriste. Allora, le ragazze, le mogli, le fidanzate, facevano la cronometrista era semplicemente un modo per ingannare l'attesa e non pensare a quello che succedeva. Ripeto, le gare all'epoca non erano quelle che fortunatamente sono oggi, per cui le ragazze quando andavano in pista dovevano cercare di non pensare a quello che stavano facendo, a quello che i mariti o i fidanzati stavano facendo, per cui le mettevano a fare le cronometriste, che era un modo in realtà per sapere esattamente dove era il pilota, il marito, il fidanzato in quel preciso momento. Cioè, una delle cose che mi ha raccontato Nina Rindt quando l'ho intervistata, diciamo, per il libro, perché ripeto, questa è narrativa, ma si parte sempre comunque con la ricerca, era questo, praticamente dice: tu nascevi e morivi, o meglio, morivi e rinascevi ad ogni giro.
Perché se a Monza Jochen girava in 1,35, tu fino a che arrivavi a 1,20 eri tranquillissima, perché tanto non poteva comparirti davanti. Certo. Quando arrivava a 1,20, 1,25 e doveva comparire, tu morivi, perché se non compariva poteva essersi sempre rotto qualche cosa, ma non è come oggi, quando all'epoca si rompevano le sospensioni, la macchina perdeva il controllo. Cioè, quindi quando però lo vedevi ricomparire, ed è una cosa sulla quale io ho insistito con me stesso per mettercelo nel racconto di Rint, quando lo vedevi ricomparire all'imbocco del rettilineo, rinascevi. Ti passava davanti e rimanevi viva per il minuto e 20 successivo, per poi rimorire di nuovo negli ultimi, diciamo, 20 secondi prima di quando sarebbe riapparso, cosa che poi a un certo punto, ovviamente, a Monza non Non è succede più più. solo. Questo per dire che cosa? Per dire che sei. Metterlo in airport, no, cos'è? Airplane mode, come si chiama? Ah, non si sente. È sparito. No, adesso no, ancora no. Io Ok. capisco il labiale, ma non sento. Ancora no. Se riesci un attimo. Se no, siamo con i cartelloni. Cerchiamo poi di interpretare tutto. Ma non è che ha spinto il muto? Può essere come è successo l'altra volta, come 30 secondi fa che stava cliccando giù, non so. Se vede rosso, comunque. No. Io non capisco il labiale, scusami, nonna. Tu lo capisci? Forse ho detto ancora se lo sentiamo, però. No, ancora no. Ha provato forse tutto a schiacciare tutti i tasti sotto. No. Il volume. Non, forse non ci sente neanche a noi, quello è il problema. Lo so che non sente noi. Scriviamo. Un attimo, scusa. Risolve lui, un Sì, che attimo solo. l'aspettata. È interessante, però bello quel giochetto in diretta. Ci Vai. abbiamo anche nel nostro Rebus, format. 3, 2. Tre parole. C'è domanda. Vai. Ah, ok. Beh, secondo me è una soluzione. Sì, Tocca a te. poi la riaggiungo io, sì. Beh, se lo aspetteremo. Tanto, ma Ah, ok, questo è il bello io della non posso diretta, almeno continuare perché qualcuno. non so quello che stava dicendo lui chiaramente. No, a metà, io capivo metà e metà. Mi sentite, non mi sentite? Ok, penso che adesso rientri. Spero. Beh, sì, ha detto così. Cioè, anzi, se l'ha scritto così, vorrà dire che rientrerà sicuramente. E non è che lo devo ammettere. Ok. Più che inaspettata. Vabbè, ma succede anche a me, perché io ai tempi facevo anche queste dirette con StreamYard, c'è una pagina Facebook che ormai è ferma da eoni praticamente, e che comunque diverse persone mi hanno collaborato, tra cui quelli che hanno scritto le domande pure, quindi che ringrazio, anche se ancora se mi sentono, se no si Ringraziamo guarda. chiunque abbia fatto domande, infatti. E comunque, approfitto della pausa per ricordarvi di seguirci sui canali social. Ecco. Mi sentite? Sì! Ora esattamente, sì. Avevo Stavo, scritto. io stavo, che infatti, stavo già per mostrare, gestire l'accaduto, stavo già per mostrare una slide. A mia discolpa posso dire che non avevo toccato alcun tasto. Però mi era arrivata una telefonata sopra, avevo spento. Ah, probabile. No, Ok, stiamo andando intanto in onda la slide della copertina del libro. quello, me l'ho fatto la Che pausa. serve? Ce l'ho io.
fatto la pausa giusta, dai, allora. Apposta, cosa pubblicitaria. La cosa che volevo dire, che stavo cercando di dire, era questa. Rispetto ad oggi, ripeto, dove il pericolo è fortunatamente assente, all'epoca il pericolo c'era. Ma quello che mi ha sempre affascinato di queste donne e di queste coppie era il fatto che qui si parla di persone intelligenti che si sposavano, facevano dei figli, nonostante il rischio che sapevano i mariti correvano. E questo che mi ha sempre, capisci? Cioè, non stiamo parlando di incoscienti, di gente, no? Voglio dire, di una leggerezza pazzesca, che cambiano fidanzate. No, qui erano famiglie vere, tant'è che andavano ad abitare vicino, anche proprio per supportarsi nel momento in cui fosse accaduto qualcosa di negativo, qualcosa di definitivo. E quello mi ha sempre colpito, mi ha sempre affascinato, tant'è che, ripeto, come dicevo prima, quando ho fatto la ricerca, prima di iniziare a scrivere Belli Dannati, parlando con Nina Rint, questa è proprio una delle cose che mi sono sentito in dovere di chiedere, cioè dire, ma chi ve lo faceva fare a vivere una vita del genere? E la risposta era, eravamo innamorati, per cui voglio dire, vai e lo fai. Per cui quando tu parli dei piloti di quell'epoca, ancora di più rispetto a questa epoca, secondo me non puoi prescindere dalle compagne, dalle mogli e dalle famiglie che avevano. Proprio perché erano persone responsabili che facevano un lavoro da irresponsabili, se vogliamo, con il supporto o comunque con l'avallo delle mogli. Quando ho intervistato Mario Andretti l'autunno scorso, una delle cose che gli ho chiesto era, ripeto, come dicevo prima, è una delle domande che faccio normalmente ai piloti degli anni 70, 80, che intervista quello, ma chi te lo faceva fare e come faceva fare, e soprattutto ma tua moglie era d'accordo. Mario Andretti, per esempio, mi ha detto, mia moglie non è mai stata entusiasta del lavoro che facevo, ma aveva capito che era la cosa che io amavo fare nella vita, per cui non si è mai frapposta, non ha mai fatto delle difficoltà. E la moglie di Mario è sempre andata molto poco sui campi di gara. Negli anni, anche perché in America comunque c'era un ambiente un po' diverso. In Europa queste donne, quindi Helen Stewart, Sally Courage, Nina Rint, Betty Hill e tante altre, Pat Surtees, andavano alle gare, rimanevano ai box, stavano insieme, facevano finta di pensare ad altro, scambiavano fotografie dei figli e tutto il resto, pur di non pensare a quello, però nessuna di loro veniva via. E dietro a questi piloti, quando io guardo i piloti degli anni 60, degli anni 70, non posso non pensare, non riesco a non pensare all'altra metà del cielo. E mi sembrava soltanto giusto, visto che non se ne parla mai, mi sembrava soltanto giusto dare luce anche a loro. E devo dire che anche nel racconto in cui vede Jack, diciamo, protagoniste le donne, per una frase detta da un pilota, senza spoilerare niente, lì devo dire che sei riuscita a strappare un sorriso anche in virtù, diciamo, della differenza che c'è con i tempi odierni di oggi, perché una frase del genere penso che avrebbe fatto scandalo non solo all'interno del mondo dei motori, ma penso proprio all'interno in generale. Oggi è esagerato da un punto di vista, diciamo, opposto. Se tu pensi che nel suo libro di memorie Enzo Ferrari, vado parafrasando, che non ricordo la citazione parola per parola, dice che le donne sono la miglior ricompensa al lavoro dell'uomo, tu pensa se, non lo so, Chris Horner o Toto Wolff, qui per loro, o il buon Mattia Binotto, dovesse fare una domani poi dovrebbero rassegnare le dimissioni, che sarebbe sbagliato, esatto. Quello, ma è chiaro che voglio dire, no? Oggi tanto nessuno lo pensa, perché il discorso vero è quello, che oggi nessuno, non dico non lo scrive o non lo dice. Ma quelle cose per fortuna, però, c'è da dire.
Non ho No, capito. dico, alcune cose c'è da dire per fortuna che vengono pensate di meno. Oggi sono d'accordo con te, ma oggi proprio a nessuno verrebbe neanche in mente di pensare a una cosa del genere. All'epoca era diverso e quando lo dicevano, pace e amen, sì, oggi sarebbe diverso. Comunque, io passo, avevo visto un paio di domande nei commenti, Sì. quindi passiamo a queste domande e poi penso che ti lasciamo andare, non ti intratteniamo più. Allora, ce n'era una molto interessante. Che cosa ne pensa della sicurezza? Poi dopo, infatti, corregge la sicurezza al giorno d'oggi, quindi penso la differenza tra i sistemi di sicurezza di prima e di oggi e se quelli di oggi sono, suppongo, abbastanza sicuri. Vabbè, quelli di oggi sono, voglio dire, guardate cosa ha fatto Grosjean. Cioè, nel racconto che si intitola 99, diciamo, non si racconta l'incidente, ma si racconta il dopo incidente di François Sever a Watkins Glen 73. Sever è morto decapitato perché la sua macchina ha fatto esattamente quello che ha fatto la macchina di Grosjean nel 2020. Quando ha preso fuoco ed è passata attraverso i guardrail, perché Grosjean è uscito dall'altra parte. Quindi è chiaro che la sicurezza che si è finalmente, giustamente, fortunatamente raggiunta oggi è meravigliosa, siamo d'accordo. Quello che a me dà un po' da pensare è la leggerezza con la quale si mettono le safety car dopo un giro, quando ne mancano 5, quando probabilmente in certe situazioni basterebbe una bella gru di quelle che a Monte Carlo hanno da sempre, che da fuori solleva la macchina e la sposta, con delle bandiere gialle esposte prima di quelle due curve e in quel tratto di pista. Secondo me oggi, da questo punto di vista, allora, con la sicurezza sia ben chiaro, non si esagera mai. Detto questo, probabilmente ci vorrebbe un po' meno di leggerezza, a mio parere, probabilmente sbaglio, nel gestire le situazioni di safety car, virtual safety car. Perché? Perché alla fine poi si vanno ad influenzare in maniera negativa le Certo. gare. Cioè, voglio dire, insomma, non voglio parlare di Abu Dhabi dell'anno scorso, quando poi a un certo punto ridanno il via alla gara con un giro, permettono e decidono che solo le auto tra Hamilton e Verstappen si possono sdoppiare, le altre no. E quello chiaramente ha assegnato il mondiale a Verstappen e qualcuno, cioè Michael Masi, ha pagato. Però voglio dire, c'è un discorso di sport che deve essere comunque sempre rispettato. Oggi questo uso indiscriminato delle safety car, secondo me, ripeto, fatta la premessa di fondo che per la sicurezza non si fa mai abbastanza, ma questo mi sembra esagerato. Poi per il resto, voglio dire, all'epoca, se tu pensi che l'incidente del Rindy si rompe una sospensione, va a sbattere all'esterno, prima ancora dell'entrata della parabolica, e la ruota va ad agganciare il paletto del guardrail attorno al quale lui gira, la macchina si sventra e Jochen non aveva la parte bassa della cintura, quella inguinale, perché gli dava fastidio, quindi viene trascinato fuori. Quindi oggi voglio dire, la scuderia non ti farebbe uscire dai box senza tutte le cinture allacciate, invece era così, lui l'aveva tolta quell'inguinale perché gli dava fastidio. Quindi metti le sospensioni che si rompono, l'avvallamento nel terreno, per cui con la sfortuna che spesse volte accade, la ruota va a fare perno lì, si spezza e tu vieni scivoli fuori perché non hai la cintura. Sono tre cose che oggi non succederebbero: i guardrail non sono più così, le sospensioni non si rompono, non esci dai box se non sei tutto assicurato, fermo restando ovviamente che le macchine di oggi hanno delle cellule di sopravvivenza, che ti si può sbriciolare qualsiasi cosa attorno, ma l'auto resiste. E poi io so che anche dell'incidente di Rint, scusami Sole, c'è stata Prego. anche la sfortuna della sfortuna, nel senso che è andato a imbeccare proprio su un altro avvallamento, cioè uno scavo di un, diciamo,
tifoso che evidentemente era entrato e uscito, diciamo, dagli spalti, no? Non so se è corretto quello che sto dicendo Beh, alla guarda, io fine. so, guarda, ti dico, io so che lì c'era l'avvallamento perché proprio dove c'è il paletto che, diciamo, il guardrail che affonda per terra, perché chiaramente il guardrail è una cosa rettangolare con dei pali conficcati a terra. Per cui oggi non sarebbe possibile una cosa del genere. Uno, perché i guardrail in realtà sono stati anche sostituiti quasi dappertutto. Ma all'epoca sì, non voglio dire che la gente entrasse e uscisse dalla pista come voleva, perché non era vero. Però c'erano delle misure, anche dei controlli molto diversi. Poi la sfortuna ha Sì, voluto che questa somma certo. di lavori andassero a sommare. Senza comunque non ci sarebbe stato, diciamo, possibilità, ecco, di Soprattutto salvezza, perché purtroppo. la cosa pazzesca è questa, no? Che ti deve colpire, è che la sensibilità moderna di voi ragazzi, come i miei figli, giustamente non vi passa neanche per l'anticamera del cervello. Cioè è Jochen Rindt che arriva a giocare a Monza il giorno in cui il pomeriggio della domenica probabilmente se ne va già da campione del mondo e in realtà muore. È come se Verstappen o Hamilton fossero arrivati a Dubai e uno di due fosse morto. Oggi, fortunatamente, non succede più così. All'epoca succedeva così. Voi pensate a Lauda, Lauda la mattina del 1º di agosto del 76 ha praticamente il doppio dei punti del suo rivale più vicino, che non è neanche Hunt, che Hunt ne è ancora di meno, quindi di fatto ha il secondo titolo mondiale in tasca e nel primo del pomeriggio è di fatto morto. Poi fortunatamente Niki non solo si salva, torna alle corse e diventerà anche campione del mondo l'anno dopo, ma all'epoca era così. Ronnie Peterson, voglio dire, un altro dei miei piloti preferiti. Io ero a Monza quel giorno, Peterson quell'anno era stato il numero due di Mario Andretti, anche per ragioni di contratto. L'anno dopo sarebbe andato a cercare il riscatto con questo rilancio di carriera che gli aveva permesso il 78 vincente con la Lotus alla McLaren, e in realtà muore. È pazzesco, cioè ti si interrompe tutto. Voglio dire, settimana prossima sono 40 anni della morte di Gilles, pensate a quello che ha voluto dire. Ieri erano 28 anni, giusto quanto sia, dalla morte di Senna. Una volta l'automobilismo era anche questo. Fortunatamente oggi non è più così, però noi aspettiamo il, tra virgolette, belli e dannati due per leggere altre storie e ci rivedremo sicuramente, esatto. E vi condivido anche io la copertina del libro che vi invitiamo caldamente a Allora. leggere, ad assaporare e soprattutto magari un esperimento di lettura, non leggerlo come se già conoscessimo i personaggi, già se leggerlo come se Helen fosse, non lo so, la vicina di casa o se Nina, non lo so, la cugina del marito della sorella, ad esempio, perché effettivamente è un libro dolce che ti accompagna dall'inizio alla fine e un'opera veramente interessante per capire al meglio le radici di questo sport. Quindi io ringrazio Luca, grazie mille per Grazie essere stato con noi. Grazie a te, Sole. mille Giuseppe. Grazie a te, Molto spero che sia la prima interessante di anche una le gran tue lunga domande. lista di interviste. Gliele scrivo per messaggio, Giuseppe. Volentieri. E niente, io vi invito a seguire le nostre pagine social, vi invito a leggere questo libro e noi ci rivediamo al prossimo appuntamento. Grazie a tutti.